In questo breve video vediamo insieme come condividere una gem. Partiamo da un progetto parzialmente creato, ok? Immaginiamo di essere il docente che prepara un lavoro di base, una sorta di traccia, che andrà a condividere con gli studenti, i quali potranno durante la lezione intervenire direttamente e andare ad aggiungere informazioni. Per prima cosa clicchiamo su Condividi. E andiamo in questa casella ad inserire i nomi delle persone, dei gruppi o gli indirizzi email che dovranno ricevere questa gem e sulla quale potranno collaborare. Una volta inserito l'indirizzo email delle persone con le quali vogliamo collaborare, andiamo ad indicare l'autorizzazione che vogliamo dare. Con Visualizzatore diamo la possibilità agli utenti con i quali condividiamo la gem semplicemente di osservare, guardare il progetto, senza che essi possano intervenire direttamente. Con Editor, che è l'opzione che sceglieremo ed è la predefinita di Jamboard, invece lasceremo la possibilità agli utenti, in questo caso agli studenti con i quali condividiamo il progetto, di poter intervenire direttamente su di esso. Accompagniamo la condivisione con un messaggio. Clicchiamo su invia. L'utente con il quale abbiamo condiviso la gem riceverà una mail con il messaggio che avevamo scritto e il link per appunto accedere al progetto. Basterà semplicemente cliccare su Apri in Jamboard. A questo punto, essendo editor, potrà inserire nuove informazioni, magari una nota adesiva. Il docente vedrà automaticamente il lavoro degli studenti.